Riconsegna il valore ai tuoi gesti, alle cose che fai. Non ritenere più inutili e prive di valore le tue azioni. Guardati quanto sei bello mentre vivi. Lo vedi quanto è prezioso ogni istante che decidi di vivere per te? Hai bisogno di vederlo. È importante che tu lo veda. Non paragonarti con quello che vedi intorno a te. Non tentare di arrivare a fare cose che vedi fare agli altri. Lascia ad ognuno le sue cose, perché tanto l'imitazione non creerà mai nulla di nuovo. Fai il tuo e cogli l'importanza di fare quello che scegli tu, perché è il solo modo per creare qualcosa di unico. È la decisione più importante che tu possa prendere. Allontanati dal paragone che annienta la tua libera espressione. Rinnega lo stillicidio di una competizione dissennata che uccide in fretta e furia i tuoi processi creativi. Per compiere i tuoi miracoli hai bisogno del tuo tempo peculiare. Creare non è dimenarsi in una corsa contro il tempo, in quel tentativo nefasto di arrivare prima di qualcun altro. Se ti concedi la pace, potrai vedere che quel punto in cui arrivi tu è quel punto dove solo e soltanto tu potevi arrivare. In tua assenza quel posto resterà semplicemente vuoto, finché non ti accorgerai che nell'intero universo non esiste uno come te. Sei un essere umano originale e unico, e quello che sei destinato ad essere non ha sostituti. Se non lo farai tu, nessun altro lo farà. Lo so, ci hanno insegnato che c'è sempre qualcuno migliore di noi. Ma così come non esistono un paio d'occhi uguali a un altro, alla stessa stregua non esiste un'esistenza identica ad un'altra. E il migliore lo si può misurare solo tra due cose che hanno la stessa funzione, che anelano al medesimo risultato. Ma vedi, prima di tutto tu non sei una cosa. E poi, i miracoli che puoi fare tu non hanno rivali. Perché le capacità affinché quel miracolo si compia, le hai solo tu. Perciò vedi che se una competizione c'è, è quella con ciò che sei, quello che sei stato e ciò che sarai. E se proprio vuoi ingaggiare una lotta, fallo con i tuoi schemi, con i tuoi costrutti mentali, con i tuoi retaggi culturali. Uccidi in te l'erede di tutto questo e vedrai la luce, vedrai un eroe bellissimo. Vedi, se penso ad un mondo ideale, vedo un mondo pieno di eroi che si amano.